Ciao internet! Ciao! Siamo Matteo Flori e Marco Tullio Giordano e oggi vi parliamo di FaceApp. FaceApp è l'applicazione che avete visto ultimamente impazzare, quella che cambia le fotografie e le elabora in genere invecchiando, come in questo esempio in cui la natura non è stata clemente con noi. Cosa fa? La capacità di calcolo di un cellulare che ha installato l'applicazione non è minimamente sufficiente per andare a creare quel tipo di immagini. Quindi ogni volta che noi selezioniamo un'immagine, nostra o di qualcun altro, l'immagine viene caricata sui server della società, viene elaborata e rimandata alla nostra applicazione con cui possiamo salvarla o condividerla. In tutto questo con qualche piccola perplessità, più che problematica, rispetto a cosa succede effettivamente di questa immagine che andiamo a caricare. Quali sono i problemi principali, Marco? Beh, Matteo, io ho fatto quello che hanno fatto pochi utenti, secondo me, di questa applicazione. Mi sono scaricato le terms and conditions e la privacy policy e, analizzandole, ho scoperto un paio di cose interessanti. Ad esempio, che nonostante la società sia sottoposta, si dichiari sottoposta alle leggi dello Stato della California, in realtà la sede legale è a San Pietroburgo, in Russia, lì dove è il loro legale rappresentante. E questo significa che vi è un trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea. Sì, non è questione di razzismo, è proprio questione del fatto che sia al di fuori della comunità europea, senza quei vincoli di sicurezza che la comunità europea continua a riconoscere e a richiedere. E lo dichiarano loro stessi. Attenzione, per gli utenti europei vi facciamo presente che i dati potrebbero essere trasferiti in una giurisdizione che riconosce una migliore protezione dei dati personali rispetto a quella riconosciuta dal GDPR. Non solo, la licenza perenne e irrevocabile anche di sfruttamento commerciale, corretto? Esatto, si riservano lo sfruttamento commerciale, si riservano ad esempio di utilizzare le immagini per sviluppare nuovi prodotti di cui non sappiamo nulla, non sappiamo che cosa faranno fra un anno con queste foto. In un'epoca di trattamenti e di GDPR mi fa un po' specie non vedere alcune delle cose che ci siamo abituati a vedere dappertutto, no? Cosa manca? L'informativa non è sicuramente GDPR compliant, quindi conforme al regolamento europeo sulla protezione dei dati. Manca l'indicazione del titolare, manca tutte le informazioni relative ai diritti degli interessati, cosa possono fare e come devono fare gli utenti per chiedere e far valere i loro diritti davanti a un'autorità garante. Manca la lista dei cosiddetti affiliate, quindi quelle persone, quelle società a cui loro dichiarano di poter girare i dati degli utenti. Mancano anche tutti i trattamenti, in realtà, non per qualcosa di veramente molto generico, esatto. E quindi in realtà gli utenti non sanno che cosa succederà ai dati che caricano su questa applicazione. E tra l'altro è un'occasione ghiotta, non tanto questa, per ricordare ancora una volta come spesso ci scandalizziamo per gli utilizzi che vengono fatti dei nostri dati. Cambridge Analytica è il primo nome che mi viene in mente, e poi in realtà con quanta facilità distribuiamo non solo a questa applicazione, prendetela solo come esempio, a applicazioni esterne, in genere abbastanza stupide nella portata, divertenti, ma non sicuramente vitali, delle informazioni che potrebbero essere estremamente utili per la terza parte e commercialmente con un valore discretamente elevato. Infatti il consiglio che può rimanere da questa nostra chiacchierata è sicuramente quello di leggere, informarsi, leggere le privacy policy prima di concedere i diritti di accesso ai propri contenuti, e mi permetto a quelli di terzi. Ho visto molte foto caricate da persone che non sono le persone ritratte, quindi prendere la foto di qualcun altro, di un personaggio famoso, e utilizzarla senza consenso. Anche uscendo all'esterno di quello che è una cerchia di persone che si occupano professionalmente di andare a leggere le privacy policy o i regolamenti, quindi tutta la parte legale in grande spettro, forse la sensibilizzazione da parte proprio di un pubblico di esperti di settore all'utente comune nel raccontare, nel ricordare come i propri dati hanno un valore, come questi devono essere trattati in maniera estremamente più oculata, è forse una delle più grandi sfide che probabilmente vedremo nei prossimi anni. Grazie mille a Marco, grazie Tullio a te, Giordano. Matteo, io sono Matteo Flores, ci vediamo alla prossima.